di Eugenio Di Rienzo, pare quasi che i festeggiamenti per i 150 anni dell'unità sarebbero stati di casa a Londra più che in Italia. Il peso dell'Inghilterra nella caduta del regno delle due Sicilie, lo stato preunitario più vasto e più ricco della penisola, fu di gran lunga maggiore della volontà dei patrioti e del popolo italiano. Un peccato d'origine questa unità realizzata dallo straniero che l'autore non si affanna a celare. Professor Di Rienzo, il regno delle due Sicilie e le potenze europee, 1830-1861. Questo è un libro bomba che cade nell'anno del 150° anniversario dell'unità italiana. Perché ha scritto questo libro? Questo anniversario non è cambiato molto. Cioè, gli anniversari non si celebrano, si studiano. Qua c'è stata quasi un'imposizione a fare un'apologia del Risorgimento. Io non voglio fare un controrisorgimento, ma penso che lo storico non sia pagato poco, ma altro, per fare apologia. Per studiare il fatto e vederlo nelle sue luci e nelle sue ombre. E le ombre nel processo di unificazione italiana, soprattutto per quello riguarda, per quello che riguarda il giorno, sono tante. Lei ha enucleato il ruolo fondamentale che ebbe la Gran Bretagna. Ecco, a grandi linee, ce lo può riassumere? Sì, la Gran Bretagna ebbe un ruolo fondamentale per quanto riguardò l'unificazione del Sud, mentre la Francia aveva avuto per quello che riguardò l'unificazione del Nord. I due processi sono collegati, perché l'Inghilterra si trova di fronte a questa prospettiva. Una Francia che diventa la protettrice del nuovo Stato italiano unificato in prospettiva. Un'Italia vassalla della Francia che toglie all'Inghilterra, in questo caso, il ruolo di maggiore potenza mediterranea. Vede, l'Inghilterra aveva avuto sempre un occhio molto attento al Regno di Napoli, a questa porta aerea del Mediterraneo. Malta non gli bastava, ambiva la Sicilia, se non un'occupazione militare vera e propria, una sorta di protettorato. Insomma, voglio dire, il regno di Napoli poteva sopravvivere per l'Inghilterra benissimo se si fosse comportato come Portogallo. Il Portogallo non aveva una politica estera indipendente da quella inglese. Al contrario, ci si trova con un personaggio che nel bene e nel male è un grosso personaggio storico, Ferdinando II. Famoso re bomba, cosiddetto per il bombardamento di Messina, quando bombarda Messina nel 49, Messina, quindi la Sicilia è insorta, ma anche là c'è lo zampino inglese. Tant'è vero che l'Inghilterra tenta in tutti i modi in quel momento di distaccare la Sicilia dal regno di Napoli affidandola a un Savoia, a un principe di casa Savoia. Re bomba non ci sta questo fatto di essere sovrano di un semplice protettorato, come se fosse stato un refrain in piano, assurdo. Nella guerra di Crimea Ferdinando è filo russo, appoggia in tutti i modi russi, non le appoggia con le armi, ma comunque impedisce il rifornimento delle armate franco-britanniche e piemontesi che stanno in Crimea, che potevano sfruttare benissimo i porti dell'Adriatico. Insomma, questa indipendenza di questo sovrano che dice io voglio regnare, io non voglio disturbare nessuno, ma non voglio essere disturbato da nessuno e voglio regnare a casa mia. Se lui non fosse morto prematuramente, muore a 58 anni. Beh, insomma, Garibaldi in Sicilia se la sarebbe vista brutta. C'era anche una faglia religiosa a mettere in collisione Londra con Napoli. Questa politica antinapoletana viene accolta con favore dall'Inghilterra, dall'opinione pubblica inglese, perché in fondo, vivendo le sue due Sicilie, è la nazione più papista di tutte le altre nazioni. Se vediamo le vignette che appaiono sul Punch, sono terribili in questo senso. Questo sembra un paese fatto di frati, di monache, di superstizioni e così, quindi c'è un grossissimo pregiudizio che le devo dire. Alcuni hanno anche parlato di complotti, addirittura di complotti massonici. Io non ne parlo, perché i complotti massonici poi non si riescono mai a scoprire.
nessun senso, perché seppure fossero esistiti, però l'opinione pubblica, una parte dell'opinione pubblica, era molto contraria a questo regno della superstizione, assolutamente, questo regno che dipendeva dal papato, anche se questo poi è stato anche un pretesto utilizzato dal governo inglese, intendiamoci, insomma, anche se ci fossero stati, secondo me, dei luterani, sarebbero intervenuti ugualmente se questi luterani non avessero appunto fatto una politica pura acquiescenza verso la grande potenza marittima e mediterranea. A chi racconta questa storia si rimprovera spesso di indebolire il sentimento dell'italianità. Tutti i soldati, ne si chiama borbonici, che hanno continuato a combattere prima e dopo Gaeta, i marinai delle navi catturate con l'imbroglio dei piemontesi che si buttavano a mare pur di pure, mentre gli ufficiali comprarono i soldi, i Cavour restavano là, quindi non sono italiani. Cioè, questo fatto di parlare sempre dell'esercito di Franceschiello, ridendo, questi non si sono riusciti neanche a difendere, così, ma non è. Questa non è italianità, voglio dire, i napoletani non sono italiani. Cioè, io mi sono sentito molto patriota scrivendo questo libro perché raccontavo anche delle cose, degli episodi di valore che sono accaduti nel sud, degli indubbi, degli episodi di valore. Ecco, il patriottismo deve essere una cosa un po' sfaccettata e soprattutto non deve essere imposto da un altro. La sua lettura di fonti e documenti coincide con le tesi storiografiche cosiddette neoborboniche? Beh, certo che tanti fatti che io in questo libro scrivo, che illustro, che per tanti anni, forse dal 61 in poi, sono stati considerati leggenda neoborbonica, e qua risultano che leggenda non era. Incrociando le varie fronti diplomatiche, austriache, russe, francesi, inglesi, soprattutto inglesi, risulta che insomma questo regno forse sarebbe sicuramente caduto col tempo, non aveva fatto una modernizzazione politica, né istituzionale, né economica, insomma sarebbe caduto. Però in questo caso, con un grande storico disse dell'impero romano, non è morto nel suo letto, ma è morto assassino.